benvenuti a una nuova puntata di Good Night Milano. Io sono Chiara e qui con me ci sono Fabio e Camilla, il presidente e la segretaria consigliera dell'associazione culturale La TV. Ciao. Buonasera, che strano stare da questa parte del tavolo, da quella parte là proprio. Questa sera c'è stato un cambio. È un po' strano, sì, effettivamente. Esatto. Io di solito sono dall'altra parte dello studio, quindi. Una cosa nuova, direi. Sì, una nuova esperienza. Bene. Allora, per esempio, Fabio, raccontaci un po' di questa La TV, questa associazione culturale. Associazione culturale La TV, che poi appunto è anche l'editore di Milano News, anziché ti ringrazio per essere qui con noi questa sera a presentare Good Night Milano, che ritorna appunto in questa versione estiva e ritorna grazie anche a chi come te viene e dà una mano alla nostra associazione. Perché? Perché appunto l'associazione culturale La TV nasce nel 2015 da una mia idea. Poi insieme subito ad altre 20 persone riusciamo a fondarla nell'aprile del 2015, a pochi giorni dall'inizio di Expo, per cercare di trovare un modo per raccontare la città di Milano. In realtà nasce proprio con la voglia di far diventare qualcosa che poi dopo appunto è stata Milano News, uno strumento per raccontare la città di Milano. All'epoca non sapevamo bene anche noi cosa fare, facevamo un telegiornale solo in diretta, cioè in registrato su YouTube, che si chiamava Good Morning Milano, mi ha fatto grazie a Bella Shakmirza, Marina Bassanello, Andrea Sidotti per i primissimi mesi e anni, anzi. Tutto nasce da un video che io faccio, che pubblico poi su YouTube e su Facebook, chiedendo, insomma, dicendo: io questa idea, vorrei parlare di Milano, fare un media, un giornale, una TV, qualcosa che parli di Milano. Chi ha voglia mi contatti. Qualcuno mi ha contattato e proprio da lì nasce appunto il primissimo nucleo di persone con cui poi dopo siamo andati a fare tutto quello che conoscete, appunto voi che seguite Milano News. Ma poi a quel punto l'associazione sta diventando comunque anche qualcos'altro, ecco, andare anche un po' più offline e di uscire dai paletti che ci può dare appunto l'essere solo Milano News. Bene, molto interessante, direi. E quindi ormai dal 2015 ad oggi l'associazione, come dicevi tu, è cresciuta, è cambiata. E negli ultimi anni nell'ultimo periodo, cos'è che vi sta spingendo ad andare avanti, a portare sempre più avanti Milano News e La TV? Lei si chiama Camilla. Quella che ci porta, quella che ci dà la spinta per portare avanti tutto, si chiama Camilla. Eccola qua. Che c'è Camilla. Ecco, allora. Sì, però male che Camilla c'è, come parafrasando la mia canzone di Presidente Memoria. No, è cambiata tantissimo, ci siamo evoluti tantissimo. Prima di lasciare la parola a Camilla, chi è Camilla? Ma nel senso che Camilla è un simbolo anche di chi passa di qua, nel senso che è una delle stagiste. E insomma, spesso in tempo si dice stagista, uno pensa appunto a degli schiavi sfruttati, presi a cinghiate, anche quello facciamo, ci mancherebbe. Però no, qua in realtà se non si è stagisti si è volontari, quindi in realtà gli schiavi siamo tutti schiavi di noi stessi in un certo senso. Nessuno ci dà soldi, nessuno ci paga per quello che facciamo, lo facciamo per passione. O perché appunto hai bisogno di crediti formativi, viene a fare lo stage qui, come nel caso di Camilla e tante altre. Fate il conto, all'incirca 18 studenti all'anno passano per Milano News e l'associazione all'incirca. Poi per fortuna c'è chi oltre ai CFU ci mette anche la passione, ed è appunto la storia di Camilla ad esempio e di tante altre. Certo, dai Cami, raccontaci un po' come hai deciso di iniziare qui proprio a fare questo stage e poi come mai hai deciso di rimanere ancora adesso. Sì, allora io ho visto su Facebook a gennaio un video fatto da Fabio appunto, dove cercava nuovi studenti per ripartire con la stagione del 2019 di Milano News. Mi sono interessata, sono venuta a fare il colloquio e quando sono venuta qua, grazie anche alle mie idee un po' strambe, Fabio ha detto: ah dai, cominciamo dopodomani. E quindi sono venuta. Ho cominciato tra fine gennaio e inizio febbraio. Ho fatto qua i miei 3 mesi di stage come content producer di Good Morning Milano, appunto. E poi verso aprile c'era questa idea di ricominciare anche la TV. Quindi Fabio mi ha invitato a una delle riunioni e lì mi sono proposta come segretaria, come qualcuno che appunto
si impegnasse anche in questa associazione, no, non solo come volontario, ma come qualcosa di più, appunto nel direttivo. Quindi è la mia prima esperienza di associazionismo, però insomma ce la sto mettendo tutta e mi sta piacendo e lavoro bene sia con Fabio che con gli altri ragazzi che ci sono con noi, come per esempio Marilena, che anche lei è una ex stagista di Torino, che era venuta qua. La nostra tesoriera, che salutiamo. Esatto, ciao Marilena. È vero. Anche lei pensa, lei da Torino è venuta apposta a fare lo stage qui da noi. Però... si è trasferita qua a Milano per 3 mesi, è venuta a fare il colloquio qualche mese prima, si è innamorata della situazione, di quello che facevamo e tutto, è rimasta qua. Marilena è una di quelle persone che ti fa capire quello che si può imparare, ad esempio, a Milano News. Lei è arrivata che non sapeva minimamente cosa fosse un mixer video, cosa fosse un mixer audio, come si collegasse una telecamera. Insomma, niente. Lei adesso è quella che, quando andiamo a fare le partite della pallanuoto, che spesso avete visto in diretta qua su Milano News, monta la regia da sola, senza che neanche dire in quale borsa prendere i cavi, le telecamere, niente. Cioè, fa tutto ormai praticamente da sola. Ed è così in tante cose. Adesso con Camilla noi stiamo cercando di dire, ok, non deve essere qui solo per Milano News, ma deve essere così un po' per tutto quello che l'associazione della TV vuole cercare di fare. Certo, quello che proponete, quello che vorrete, cioè volete creare andando avanti. Esatto. Io dopo 3 mesi di stage ancora non so cos'è un mixer, quindi ho deciso di fare la segretaria. Facevi un altro stage. Diciamo che ognuno il suo, no? Tu qualcos'altro, questa Marilena, giusto? Sì. Esatto. Un'altra cosa, però, quindi voi alla fine cercate sempre volontari, stagisti, giusto? Certo, assolutamente. Sì. Poi qua c'è sempre qualcosa da fare, perché... qualcosa da imparare. Anche, soprattutto da imparare, perché Fabio la prima cosa che dice quando viene al colloquio è: a me non interessa che tu sai fare qualcosa, mi interessa che vuoi imparare a fare qualcosa. Beh, direi che è giusto, la spinta. Sì, no, la domanda è quella, nel senso che veramente, cioè, adesso non scherzare, cioè, lo stagista spesso e volentieri è appunto visto un po' come cavolo, ti sfruttano, ti fanno lavorare gratis per niente, tutto. Qua sicuramente il fatto di lavorare gratis non è uno sfruttamento, ma è una necessità, nel senso che tutti quanti lavoriamo gratis, quindi non c'è problema. Però di contro mi sento in dovere davvero di dover insegnare qualcosa, di far imparare qualcosa. Poi c'è chi più o meno ce la fa, più o meno ci riesce, chi ha più voglia, chi meno voglia, quello vabbè, poi non sta a noi. Però se uno ha voglia di imparare, credo veramente può fare tantissime cose, e man mano che andiamo avanti davvero non solo con Milano News ma anche con tante altre cose, cioè con tutto l'ecosistema che insomma si sta creando intorno un po' a noi della TV. Ah, molto bene, quindi vediamo intorno a questo ecosistema, come dicevi tu, quali sono gli eventi più prossimi, più vicini, che magari qualcuno che ci guarda dice: ah, fantastico, allora mi sintonizzo anche la prossima volta, così posso vedere questa cosa nuova, scoprire questa cosa nuova. Allora, come eventi prossimissimi abbiamo il Think Me del 26 luglio, che è una riunione di redazione aperta, appunto della redazione di Milano News, e che avrà come tema la mobilità cittadina, con un focus su tutti quei momenti, tutte quelle persone che hanno un bisogno speciale della mobilità, che sarebbero per esempio persone con la carrozzina, persone cieche, persone con mamme con il passeggino, che quindi fanno fatica a salire sull'autobus, tutti quei bisogni un po' più particolari che spesso le città, le barriere architettoniche impediscono. Quindi avremo un focus su quello. Poi, 26 luglio, sì. Esatto, poi da settembre avremo un nuovo capitolo, un nuovo appuntamento con le Foche Parlanti, che sono un trio di performer che sono venute sia qua come ospiti a Good Morning Milano, sia hanno fatto una serata insieme a noi nelle ultime settimane, e faranno una nuova serata a settembre. Loro sono davvero bravissime, perché hanno questa particolarità della contaminazione, hanno un modo di fare arte, un modo di fare poesia, ma anche prosa, che è davvero influenzato da tutto, dall'ambiente, dalle persone che incontrano. Se noi mettiamo a disposizione la nostra sede associativa, il cortile che abbiamo sul settembre, speriamo ci sia ancora bel tempo, sì, e quindi di riuscire a replicare quel bellissimo serata che abbiamo fatto a giugno, in cui davvero una trentina, quarantina di persone ha riempito il nostro cortile di poesia, musica, arte, performance, singolari, corali, davvero molto molto bello, molto interessante, perché appunto il nostro focus è sempre comunque la città di Milano, anche con la TV, cioè cerchiamo comunque di essere
di raccontare la nostra città, ma di raccontarla in quello che c'è nella nostra città, che sono queste eccellenze fuori volte, di cultura, di vario genere, che si contaminano tra di loro e comunque contaminano chi poi viene a vedere la serata. Bene, quindi direi che a settembre saremo tutti qui pronti per questa serata, perché io devo dire, mi avete incuriosito. Ma molto bella la serata. Sono molto curiosa di venire a vedere un sarebbe po'. Sarebbe una serata interessante anche verso fine settembre, no? Cos'è che non... Ah sì, abbiamo un appuntamento. Tutti, cioè, infatti per questo c'è Camilla. C'è segretario, infatti io che cioè, a Camilla. Cioè. Abbiamo un appuntamento verso la fine di settembre con l'associazione Orgoglio Bisessuale, che farà un tour un po' in giro per l'Italia e passerà anche qui da noi con l'evento Più di Due, in cui si parlerà ovviamente di bisessualità, di quello che è nella nostra società la bisessualità, di come viene trattata, delle discriminazioni che spesso capitano e in generale un po' di comunità LGBT. Bene, quindi direi che da qui a settembre abbiamo un sacco di eventi in programma molto interessanti, molto sì, belli, certo. Stimolanti. Poi cercheremo anche se riusciamo di replicare una serata interessante che abbiamo fatto sempre ai primi di giugno, se non ricordo fine maggio, che era un party che lascia il segno, si chiama. È una festa fondamentalmente dove si chiacchiera, ma lascia il segno, nel senso che si parla di LIS in quel caso, se si parla di lingua dei segni, della famosa LIS, e quindi è un party per sensibilizzare all'utilizzo della LIS, infatti è un party dove l'unica musica che va in onda è musica con video fatti in LIS, in modo che sia non udenti che non udenti possano partecipare alla serata. Ci sono dei momenti poi in cui si spegne tutto ed è proibito parlare ma obbligatorio comunicare, e quindi in quel caso ad esempio gli udenti quasi sempre si devono inventare chissà cosa, invece i non udenti vanno avanti tranquillamente a usare la lista, a segnare, quindi noi siamo noi poi a quel punto disabili e non loro, proprio per ribaltare questa situazione. Ed è una serata molto interessante perché poi quasi sempre diventa molto intima anche in alcuni momenti, quindi ci si confronta e sentire le storie di questi ragazzi, alcuni anche giovanissimi, alcuni giovani come Camilla, stavo dicendo come me, non sono più, molto più giovani di me, che ti raccontano cosa significa però essere un sordo nel 2019-2020 e capire che insomma le fortune davvero insomma piovono dove succede. Essere udenti a volte è una gran fortuna, però in realtà anche essere udenti non è poi tutto questo dramma, anzi loro rivendicano un certo orgoglio sordo, viene proprio chiamato, quindi insomma molto interessante perché davvero si arriva con delle idee, si va a casa a volte anche più confusi ma con altre idee e con spunti che poi fanno ragionare nei giorni successivi. La cosa bella è che durante la serata i sordi hanno comunicato molto più di noi. Ah sì. Vabbè, certo. Stavano tutti urati, come dico sempre al mio comrato, i sordi fanno rumore, lui dice sempre, perché poi sono sempre... Ma io credo che il bello di queste serate, di questi eventi, sia proprio quello di mettere in comunicazione realtà diverse tra di loro, che però in realtà poi sono perfette, nel senso si combaciano senza nessun problema, no? Quello che cerchiamo di fare, sì. Noi come siamo definiti una meta associazione in un certo senso, nel senso che ragionando con Camilla su ok, cosa vogliamo fare, qual è la nostra missione. In realtà sì, noi non abbiamo una missione così specifica come magari un'associazione di aiuto appunto a disabili, certo. Oppure un'associazione di amici di scacchi, che ne so, ad esempio. In realtà la peculiarità che abbiamo noi però è quella di far conoscere altre associazioni, far conoscere altre realtà, far conoscere tra di loro delle realtà. Una serata bellissima che abbiamo fatto l'anno scorso dove abbiamo invitato alcune realtà sportive milanesi degli sport femminili, di sport minori femminili, cioè che poco in vista, diciamo, meno conosciuti, molto poco conosciuti, che però tra di loro a un certo punto si sono accorti di avere appunto un comune denominatore che era la poca conoscenza, difficoltà di avere gli impianti, difficoltà, e che quindi insomma fanno squadra, e sono andate anche delle sinergie interessanti. Le sirene di football americano sono andate a vedere le partite delle roller derby, e il roller derby ha fatto dei giri di campo quando le sirene di football americano hanno giocato a Pera, ad esempio. Quindi insomma delle realtà che non si conoscono, che però hanno similitudini tra di loro, che grazie a noi si uniscono. Per noi quello è fare centro. Beh, direi che è un ottimo obiettivo, anche un ottimo punto di vista, insomma. Per esempio,
parlo per me in questo caso, però io che arrivo da fuori Milano, quindi vivo la vita di Milano ma non al 100% perché non la conosco, sicuramente avere l'opportunità di partecipare a eventi del genere o comunque conoscere realtà del genere è più che positivo, mi aiuta e ci aiuta anche a conoscere meglio Milano e a aprire i nostri orizzonti, oserei dire. Certo. È quello che proviamo a fare. Ma la cosa bella è che in genere neanche i milanesi conoscono così bene Milano. Quindi noi ci rivolgiamo proprio sia ai milanesi che vogliono vivere, non dico meglio, ma più approfonditamente la propria città, che a chi viene da fuori, come te o anche come me. Certo. Ah sì, abbiamo un grandissimo numero di gente che è da fuori, proprio la segretaria che è di Busto Arsizio, il tesoriere che è di Torino, anzi di Pinerolo. Poi il consigliere che viene da Saronno. L'altro consigliere che arriva da Sardegna, che arriva da dove è lì, da Saronno. Cristina da viene Solano. Da Cologno, quindi. Cristina che viene da Cologno. Beh, insomma, un'unione di... No, è vero. Beh, bene, direi che accidenti, un sacco di eventi, un sacco di iniziative, degli obiettivi fantastici, direi che è un ottimo punto di partenza, più che punto di partenza, ormai sì. È più che partito. Però è chiaro. Non considerati fuori da questa cosa, cioè tu sei nel pieno di questa cosa, quindi sappi che ti tocca tutto questo. A me fa molto piacere, perché comunque devo dire di aver trovato una realtà molto bella. Cioè siamo anche meta trasmissione, cioè se parliamo di noi stessi senza parlare di noi stessi. Un flusso continuo interno. Bene, quindi penso che ormai siamo arrivati quasi alla fine della nostra trasmissione di Good Night Milano. Che dire, grazie mille tantissimo, ringrazierei un sacco i nostri ospiti per averci parlato così tanto, per essere stati così aperti e gentili con noi. Io ringrazio te Chiara e bocca al lupo da qua per le prossime trasmissioni, perché insomma adesso questa era la tua prima, adesso si apre per le prossime, insomma. La redazione di là sta lavorando tanto per cercarti ospiti che abbiano a raccontare molto più di noi, che siano ben più blasonati di noi, quindi insomma adesso stiamo lavorando appunto perché Good Night Milano torni a essere un'altra trasmissione, quella di Milano News, che insomma abbiano la loro forza e voglia di continuare. Beh, io sono molto contenta e non vedo l'ora di buttarmi in questa nuova avventura con voi e con tutti gli ospiti che ci saranno. Poi ricordiamo che la TV è su tutti i social. Ah, esatto. Quindi la troviamo dappertutto. Stiamo partendo con i social perché nelle ultime settimane stiamo incominciando, però nel futuro troverete tanti contenuti. Abbiamo la pagina Facebook dell'associazione, l'Instagram dell'associazione e il gruppo. E il gruppo dei soci sull'associazione, anche sì. Poi c'è anche il gruppo Anch'io sono Milano, che è un gruppo un po' ibrido, nel senso dove appunto tutto quello che è associazione di Milano lo trovate lì per appunto sapere quegli eventi, le nostre novità. Un sacco di punti in cui di siti barra punti dove trovare tutte le informazioni e vedere tutto. Certo. Perfetto, Chiara, grazie mille allora. Grazie a voi. Bene.